Partirei col primo intervento, la Marco Bersani. Questo è il primo intervento perché serve anche a inquadrare le tematiche e gli scopi di questo seminario. Quanto accaduto ci fa intuire una, un contrasto, una, una dicotomia tra il profitto e una visione di società che si basi sul concetto di cura. E quindi chiederei a Marco appunto di sviluppare il suo intervento proprio a partire da questa specifica tematica. Ti lascio la sì. parola a Marco. Sì, intanto buonasera a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Eh, questo seminario io lo ritengo estremamente importante, eh, non solo perché eh, mette insieme tutti quelli che da punti di vista differenti eh, sono state le voci critiche su quello che è successo in una regione particolare, la Lombardia, eh, cosiddetta eccellenza e oggi abbiamo scoperto che cosa c'è dietro quella patina di eccellenza. Però lo dico anche per chi non, è, non vive in Lombardia, questo seminario è estremamente importante perché parlando della Lombardia in realtà parla di che cosa è successo alla nostra società più in generale, eh, che cosa hanno comportato oltre due decenni di politiche liberiste e di austerità, sia sullo specifico del sistema sanitario ma più in generale in questa, eh, sulle conseguenze di un modello che ha pensato che il mercato fosse l'unico regolatore sociale. Eh, per quanto riguarda la sanità, bastano pochissimi dati. Eh, il primo dato è che dal 2010 al 2019 la sanità ha perso qualcosa come 37 miliardi, 25 legati alle manovre finanziarie 2010-2015, quindi legate. Alla crisi finanziaria e alla cosiddetta trappola del debito: l'idea che i vincoli di Maastricht, i parametri della stabilità finanziaria dovessero prevalere sui diritti ha comportato tagli, alla, tagli diretti alla sanità per 25 miliardi. Gli altri 12 sono la conseguenza, 2015-2019, di una eh, considerazione sempre al ribasso. Della programmazione dei livelli di finanziamento, e cioè nella prima fase sono stati tagli, nella seconda è stata un eh, una riduzione del, della programmazione del finanziamento. Il risultato finale è che il sistema sanitario eh, pubblico è stato pesantemente decostruito. Eh, ricordo che l'Italia era uno dei paesi con il sistema sanitario più avanzato al mondo. I risultati si sono visti, sono visti in Lombardia in particolare, ma non solo, sono visti a livello complessivo, al punto che eh, nella, nella narrazione liberista si è finalmente eh, aperta una faglia, cioè le persone hanno cominciato a capire che questo modello, interamente basato sul, uh, sull'idea che il mercato regoli l'intera società, eh, le persone hanno scoperto che questo modello non garantisce protezione alcuna, non garantisce protezione nemmeno ai suoi sostenitori, non è in grado di garantire vita, salute e dignità. E quindi il problema adesso è eh, riuscire a far diventare questa faglia una frattura, cioè allargare questa faglia, interrompere la, nar la narrazione liberista per aprire la strada verso un altro modello sociale. È la partita dei prossimi mesi. Eh, I poteri dominanti stanno già tentando di richiudere la faglia. Anche qui eh, porto un dato che credo che sia illuminante. Il famoso piano Colau, cioè quello messo in piedi dalla task force, capitanata da Vittorio Colau e messa in piedi dal presidente del Consiglio. Eh, tra le varie misure scritte in maniera molto dettagliata in quel piano per il rilancio del paese, beh, eh, fa un paragone estremamente rivelante. Dice che per eh, rilanciare il paese occorre rilanciare le grandi opere e dice che per queste grandi opere vanno messi subito a disposizione cash. 54 miliardi per nuove autostrade e 113 miliardi per l'alta velocità ferroviaria. Nel passaggio successivo, dove si deve parlare di scuola e di sanità e quindi di sostegno all'una e all'altra, beh lì eh, improvvisamente i soldi non sono più cash, ma si va sul vago. E quindi il piano Colau propone a suo dire un innovativo sistema di finanziamento, eh, una sorta di partnership pubblico privato e quindi propone i social impact bond, cioè l'emissione di titoli obbligazionari che vanno a ricercare i soldi della sanità e, e della scuola sui mercati finanziari. Credo che questo dica molto chiaramente quali sono le priorità per i poteri dominanti nella cosiddetta fase di rinascita del paese. Cioè si tratta di chiudere immediatamente quella faglia che si è aperta e soprattutto che ha aperto gli occhi e le orecchie a moltissime persone e eh, agitare il niente sarà più come prima, non più come una speranza collettiva di moltissime donne e uomini che hanno detto usciamo dalla pandemia per costruire un'altra società, ma quasi come una minaccia rivolta a tutte le rivendicazioni di diritti. Che la popolazione potrebbe mettere in campo a partire dal sistema sanitario, ma ovviamente non solo. Eh, questa è la faglia su cui noi dobbiamo intervenire: dobbiamo intervenire per, per proporre che cosa? A me sembra, lo dico in maniera molto veloce perché poi gli interventi successivi entreranno nel merito e credo che saranno estremamente interessanti. Eh, noi dobbiamo aprire una faglia per cominciare a dire. Che serve un altro modello sociale, che questo altro modello sociale deve essere basato sull'idea della società della cura. Eh, la cura vuol dire la cura di sé, la cura degli altri, la cura dell'ambiente, e non vuol dire semplicemente quindi aggiungere eh, qualche attenzione in più al sociale, qualche attenzione in più all'ambiente o all'ecologia. Significa risignificare compiutamente. Eh, lo stesso concetto di attività economica, lo stesso concetto di lavoro. Per dirla con una battuta, o il lavoro è cura di sé e degli altri dell'ambiente, oppure non è. E quindi va ripensato un intero modello che ovviamente deve avere alla sua base la garanzia dei diritti fondamentali, individuali e sociali per tutti, Primo fra questi, ovviamente, un sistema sanitario pubblico ma pubblico è condizione necessaria e non sufficiente, lo abbiamo visto anche nelle torsioni che il, modello, che il sistema eh, sanitario pubblico ha avuto in questi decenni, torsioni aziendaliste che hanno trasformato anche la sanità pubblica in qualcosa per cui c'era maggiore attenzione ai bilanci e alla stabilità finanziaria che non invece alla prevenzione e alla cura eh, della salute delle persone. Da questo punto di vista, per esempio, secondo me, immediatamente bisogna alzare la voce su uno dei provvedimenti che eh, è stato preso esattamente in questo, in questo periodo, e cioè il regalo fatto alle imprese della scadenza di giugno dell'IRAP. Eh, L'IRAP, eh, che è la tassa regionale sulle attività produttive, eh, è stata abbonata a tutte le imprese e che quindi non pagheranno né il saldo del 2019 né l'acconto 2020. Ora a parte il fatto che non si capisce perché non devono pagare il saldo 2019 trattandosi il 2019 di un anno in cui la pandemia per fortuna non si era ancora eh, compiutamente manifestata, ma forse non tutti sanno che l'IRAP è una delle tasse che finanzia esattamente il servizio sanitario nazionale. Eh, questo taglio, questo regalo alle imprese comporta che il sistema, il sistema sanitario inizia la sua cosiddetta rinascita con un definanziamento di oltre 4 miliardi. Vero è che il governo Conte poi ha deciso di eh, finanziare il servizio sanitario con 3 miliardi, ma se la matematica non è un'opinione, vuol dire che ad oggi il, sistema, il servizio sanitario nazionale ha un definanziamento di un miliardo. Oltre al fatto che quei 4 miliardi regalati alle imprese erano imposte e quindi non, non, erano entrate non a debito, mentre i 3 miliardi eh, immessi dal governo Conte sono miliardi che ovviamente vanno a aumentare il debito pubblico e quindi comporteranno interessi collettivi da pagare. Allora è evidente che eh, già oggi c'è una partita aperta e questa partita deve vedere tutte le donne e gli uomini che pensano a un altro modello sociale in campo in maniera convergente, sincronizzando le proposte, le vertenze e anche le battaglie che dovremo eh, attraversare, in particolare nel prossimo autunno, perché niente sarà più come prima, significa solo una cosa, che noi usciamo da questa pandemia capendo negli insegnamenti. Primo insegnamento, la pandemia si batte con l'ecologia, cioè l'epidemia non è qualcosa che è arrivato da un altro pianeta, ma è endogena a questo modello economico eh, e sociale che ha eh, distrutto la relazione fra l'attività umana e l'ambiente. Il secondo elemento è che la riproduzione sociale viene prima della produzione sociale, ce lo dicono le femministe da 40 anni ed è ora di dire molto chiaramente che la, la profonda ragione di quel pensiero. E se la riproduzione sociale viene prima della produzione economica, significa che il lavoro di cura deve essere il fulcro della costruzione di un altro modello sociale. Terzo elemento è che bisogna sottrarre al mercato tutti i beni comuni e i servizi che sono garanzia dei diritti fondamentali. Per fare tutto questo, e qui mi fermo perché la mia è solo, diciamo, un'introduzione al, al succo della serata. Bisogna che tutte e tutti quanti cominciamo a dire che il primo passo è fuoriuscire dalla trappola del debito, cioè fuoriuscire da un'idea, eh, da un'ideologia costruita artificialmente, per cui il debito pubblico è il pr problema prioritario e tutto, diritti, beni comuni, eh, democrazia, deve essere sacrificato alla cosiddetta stabilità finanziaria. Occorre ripensare un altro modello. Questo altro modello deve vedere innanzitutto i territori come eh, il luogo primario di eh, costruzione. Questi territori, quindi vuol dire i comuni, vuol dire le città, vuol dire anche i comuni associati fra di loro, eh, devono essere liberati dall'idea che il problema è il pareggio di bilancio. Per riaffermare invece un altro concetto, che il vero obiettivo dell'attività e della funzione pubblica eh, dei comuni, delle città e degli enti locali è il pareggio di bilancio ecologico, il pareggio di bilancio sociale e il pareggio di bilancio di genere. Cioè bisogna mettere in campo esattamente una strada che ragiona sul fatto che vengono prima le persone dei profitti. Vengono prima i diritti di qualsiasi rilancio di quella che loro chiamano economia, ma che abbiamo imparato è l'econo loro e dobbiamo costruire insieme un altro modello di economia e di società. Grazie.